Evviva. Vogliamo, vediamo posto intanto. Non ci vogliamo. Poi anche la vecchia grazie. Vediamo un forse recitato al meglio la mia parte nel dramma della vita. Erano ben duri quei tempi. Roma priva di costituzione scritta. Roma che si affidava alle tradizioni e ai costumi. Povero Cesare. Povero grande Cesare, troppo poco hai vissuto, troppo poco tempo hai avuto per portare a compimento il tuo disegno. Ora quel tempo è stato a me donato ed io ti obbedisco. No! Ottaviano Augusto Imperatore, non prendete sonno, state quieto. Non ti ho chiesto di parlare, tanto meno di spiare, schiavo! Piacere, Pollicinella! Ah, ecco, proprio voi cercavo. Volete uno schiavo? Un incastonatore, per favore. Ve lo chiamo. Romani, concittadini, popolo mio. Mi è sufficiente uno che me la rimetta a posto. Oh, che costumanzia, andiamo. Iama, il signore sta occupato con la burra. La burra? Oh, ciuccia! E che vogliamo la burra, il mio ciuccia? Si muove l'anello! Sì, stavo facendo il bagno con la tedasina e su mo il circico. Si muove assai! Ero in cucina con il capitone. Ah, il capitano! Ah. Stavo sfiatando il capitone. Però, quella si fa di notte. È brillantissimo! Con la luna piena! Io chiedo silenzio e questa la vuole rimessa a posto. Io chiedo silenzio e mi si risponde capitone! Ciuccio! Parole! Ah! A
parole che evocano sembianze, parole che suscitano memoria. Ora, pena la morte, vi ordino! Ordinate, mio augusto imperatore! E che paura! Chi ti chiama? Che sta zitto! Zitto, generale! Generali, tutto in mano vostra! Signori generali, il Senato costretto a votare secondo i vostri desideri! Come ordinate, imperatore! Chi ti chiama che? Fatelo contento! Senatori, grazie a corruzione! Senatori, grazie a favori! Più di 1000 ne ho affrontati! Come volete, imperatore! Il popolo di Roma li chiamava il regno dei morti! Sì, è vero! I senatori, i generali, infamoni, fedentoni, puzzoni, magna magna! Capitoni! Che ci avete contro i capitoni? Niente. La trasfiata! Osino buio! Osino buia! Ehi! Non mangiate! Ma no! Non mazzia! E di tutto! Cosa avrà mai un capitone più di un anello? Oh, povero! Povero Cesare! Che paradosso ha incarnato Cesare Roma! Ha paura del regno Roma, ma è pure tu avevi tutti i poteri reali, tu, grande Cesare, come Roma, suis et ipsa! Roma viribus ruita! Roma è travolta dalla sua propria potenza! Esagerato! Si muove solo un pochetto! Vabbè, fatelo contento! Io vado! E così facete contento pure a me! Ma questo chi è? Il vecchio soldato, seduto per terra, al tempo che passa, racconta la guerra! La guerra! Tu me l'avevo detto, imperatore! Statevi qui, state. Voi siete imperatore! L'imperatore! È imperatore, imperatore di giorno ma pure di notte! Basta! L'imperatore! Voi potete tutto! Ma Atena! Ma non potete sognare! Non dovete! E ammesso che vi prendo, per esempio, un incubo di notte per un piccolo disturbo di stomaco con capitone che mi ha fatto quel lavoro! E voi fate l'incubo! E bella e buona sprofonda la galla! Oppure 4 colpi di tosse! Per una minuzzola in gola! E là se ne va in fumo l'Egitto con la regina Cleopatra! Cleopatra! Marcantonio, io vengo a seppellire Cesare! No, seppellire come faccio? No, questo lo faccio io! A voi vi piace questo? Sedetevi, lo faccio io! Fratelli romani, cugini, nipoti, cognati, amici, io vengo qui a seppellire Cesare! Non allodarlo! Il male che l'uomo fa spesso gli sopravvive, mentre il bene viene sepolto con le sue ossa! E così si è di Cesare! Fermi! Scusate, imperatore. Scusate un momento. O lo fate voi o lo faccio io. Va bene, fallo tu. Lo faccio io! E ora con il consenso di Bruto, che magari non sarà tanto bello, ma è un uomo d'onore, E come tutti i bruti, non brutti, ma uomini d'onore, vengono qui per parlarvi di Cesare! Morto! Era
mio amico. Giusto, fedele a me. Fedele. È l'amico vostro, è vero, ma quello diceva che è eccesso dell'ambizione. Allora credemo, Bruto non è un uomo d'onore, eh? Ve lo ricordate? C'eravate pure voi alla Goa, quando andò alla fiera dei Goa, alla fiera dei Lupa, Lupanari! Solo chi lo sapete voi, eh? No, no, che Lupanari! Alla fiera dei Lupa, dei Lupi Ercali! Quando il popolo per tre volte vi ha offerto la corona, pigliate! E lui per tre volte ha detto, a me? No. E questa è ambizione, questa, ma come il popolo vi offre la corona tre volte, pigliate! E lui per tre volte, a me? No. È Bruto, non è un uomo d'onore! Io non vengo a smentirlo, vengo a dirvi quello che so. Quello che so io, perché io c'ero, signori, popolo! È stata trovata una pergamena! Con il sigillo di Cesare tu azzeccato sopra! Si trattava di un testamento! Il testamento di Cesare, quello. Non insistete che non ve lo posso leggere. Mannaggia la lingua mia, mannaggia. E io sono debole con la lingua. Io lo vorrei leggere, ma non ve lo posso leggere. Melius non conoscere sausicci altrui. Melius essere ciecati nella vita, essere ciecati, ignorantes, ignoranti, pusci, ignorando, popolo ignorante. Arrosto, popolo. Sei giusto, popolo. No, se ne sono andato. Allora lo posso dire. Eh sì, perché quel Cesare li aveva fatti suoi eredi. Piangi poi, come si dice? Le laribus fanno venire la vista cercatori. Ma state piangendo? Siete ricordati e ricordellati. Non li faccio piangere io. Era una sera d'estate, stavamo camminando io, Bruto, Cassio e Casca, quando a un certo punto da dietro la tenda esce lui, Giulio Cesare, bello come il sole, con il mantello nuovo rosso, e come lo portava bene quel mantello, ciocchi. Stava un poco nervoso però quella sera, perché aveva combattuto tutta la giornata coi nervi. Quando a un certo punto Cassio dice, Giulio, ma com'è bello sto mantello, a muovere il momento. Sa! E ci appizza una coltellata sopra. E Casca dopo di lui dice, uè, e fammelo vedere pure a me quando è bello. Sa! E ci appizza un'altra coltellata. E Bruto lo piglia a piede. E dice, vieni qua, e fammi avere pure a me. E sa. 42 coltellate. E qui la magia. Perché appena Bruto estrasere lavaio curtino, uscì una crotta di sangue, una flotta che seguitò Bruto fin sotto la porta di casa e disse la famosa frase del sangue che dice qua tu Bruto figlio mio, e se ne andò
piegandosi silente e silenzioso sopra i sassi. Silente, sibila strisciando sui sassi, con stile di sangue serpente. O capitano! Il capitano! No! Il serpente! È scappato! Il capitano non è mai arretrato! Perché non l'avete afferrato? E come vi chiamo? Perre! Sacri penati. Numi salari. Allora, aspettate. Imperatore! Imperatore, state bene! Ma nonno, dai, papà, io ho il brivido e freddo. Venite qua. State più fresco qua, venite qua. Sedetevi qua, oi. Mamma mia, che vi sentite? Fiamme di gelo? No! È un po' di tassetto. Ecco, voi avete il gelo sotto, no? E quello fa male. Mamma mia. Aspettate. Quanti anni tenete? Cosa c'entra questo? Come cosa c'entra? Io sono pervaso da algido calore, tocca. No, cacciato qua, ma fa impressione. No. Allontanatevi. Vi guardo da lontano. C'avete l'algido calore. L'algido calore sarebbe le vampate di caldo. Cioè sentite a volte caldo, a volte freddo. Mentre sentite freddo improvvisamente caldo. Allora ho capito che quella malattia conosco. Questa è la cosa. E questa è la... Aspettate, questo è un nome greco. E la si chiama climander. Il climander. Climacterio. Climacterio. È grave. No, non è grave. Non mette, ce l'ha pure mio zio, ce l'ha. Sono cose che succedono a tutti quanti. Un imperatore, un uomo che fa più o meno l'età vostra, quasi sa, città, più o meno, no. Ci viene il climacterio. Quello sarebbe come se fosse, diciamo, uno scalino. No, proprio uno scalino. È bello, se fosse uno scalino, quello sono più di uno scalino. È una scalinata. Ma che sale come quelle che vanno al tempio quando voi pregate. Ma come? Come? Io i brividi di calore. E tu mi parli di architettura! Ah, non so se architettura. Questo siete voi l'imperatore. Io vi ho detto che quello è come se fosse. Non è proprio uno scavallo. Cavallo. Quando un imperatore è un uomo, a una certa età fa lo scavallo. Cavallo. E ci viene un clima per terra. Quello porta le malattie. Disgrazie. E pure un poco di morte. Non c'è da dire, quando è arrivato non lo puoi evitare. Quello è, tu non sei accorto, porta iella totale. È tre quarti di morte. Non serve! Non è capito! Lei! Quando è cavallo?
quello è come se fosse... Ecco, ecco qua, imperatore, è come se fosse il climatero, è come se fosse una scimmia. Scimmia. Una scimmia che ti afferra la gola. La gola. E ti stringe la gola e dice, tu lo stai con Murì, no? Murì. Che fai di morto? Tutto cosa ha preso? Lascia qualcosa qua. Lascia pure un poco di libertà in giro. Non sai che fai, Murì, te ne stai a energia. Lascia un poco di libertà pure qua, per esempio a una così, no? Che le dice... Era per informarvi! Cosa? L'avete detto loro! Io ho parlato di liberarti! No, non l'avete detto, però avete detto. Avete scritto a Gelio! Avete detto a Gelio, guarda che io mi sento poco bene! Allora lo vedi che mi spii, schiavo! Piaciuta? Gli schiavi? Significa schiavi liberi. Mi sono come principe degli schiavi. È forse più duro per uno schiavo servire il proprio imperatore? O per un imperatore farsi servo dei suoi schiavi? Non abbiamo capito. Il sangue. Sangue? Il sangue di Romolo. Ah, il sangue di Romolo. Il sangue di Romolo serve. Serve l'impero. Uè. L'avete visto? Isto. Ma chi? È andato via? Via. In senso forse, ma chi? Il fuopelè. Chiamate. Son qui. Però, ma forse era lui che cercavate. Io ero chiamato. E chi t'ha chiamato? Ora son giunto. Dov'è il mio augusto imperatore? Io vi ho chiamato perché se lui cercato non è or subito trovato, voi solo potete scovarlo. Ma chi lo devo dire io? Perché siete tornato? Chiamate. Ma avete chiamato?
L'ho viste! Ma chi? L'avete vista! Allora! Tallà! Siamo, bagno indossato, ma fatto male! Le asine non fanno il bagno! E neanche sale! Oi loco, ina, ta vota! Mannaggia morta! L'avete visto? Isto. Nada volta. Ma chi? È andato via? Ia. Non lo so, forse. Ma chi? Il suo Pelè. Chiamate. Son qui. Ma forse è lui che cercavate. Io ero chiamato. E chi ti ha chiamato? Ora son giunto. Dov'è il mio Augusto imperatore? Io vi ho chiamato perché se lui cercato non è or subito trovato, voi solo potete scovarlo. Ma chi? Ma chi lo devo dire io? Perché siete tornato? Chiamate. Ma avete chiamato? L'ho viste. Ma chi? L'avete vista. Ancora? Talla. Signor mio bagno indossato, mi ha fatto male. Le asine non fanno il bagno. E manco sala. Ho il loco in nata vota. Mannaggia morta. L'avete visto? Isto. Maghi! È andato via? Via. Non lo so, forse, Maghi! Il potere? Chiamate. Son qui. Ma forse è lui che cercavate? Io ero chiamato. E perché sei venuto? Ora sono giunto. Dov'è il mio Augusto imperatore? Io vi ho chiamato perché se lui cercava non è or subito trovato, dove solo potete scovarlo. Maghi, lo devo dire io perché siete tornato. Chiamate. Ma avete chiamato? L'ho visto. Chi? L'avete visto? Ancora? Talla! Ci devo bagno indossare, ma fatto male? Le asine non fanno il bagno! Ma indossala! Oh, il loco è nata vota! Mannaggia morta! Imperatore! Imperatore! Se non dite la battuta, lo facciamo la quarta volta! La signora ha detto già tre volte, mannaggia morta! La morte. La pallida morte bussa con mano indifferente ai più duri dei poveri e dalle torri dei re. Assecondatelo! Ora che sono qui, imperatore, disponete pure di me! Dispongo, allora va via. Ah, eccolo, ho capito tutto. Era l'imperatore che stavate cercando in coppa seggica. No, non lui. Come, voi stavate guardando prima in cielo e poi in coppa seggica. Vada male. Andate via. Non se n'è mai andato. Ma che state dicendo? Quell'imperatore ha fatto il giro a lui. E beh, l'imperatore poi qua è tornato. Andate via. La seconda roba. No, è molto visto. Che non crediate che le mie richieste... Comandate, imperatore! Affinché non crediate che le mie richieste siano soltanto aria o spirito, ora sappiate che con queste mie mani... Avranno messo in bagno il pesce? No, Salam! Io sento odore di pesce! Ora sappiate... che con queste mie mani! Quante volte è stato detto che si ispira Ponentino! Il pesce può restare nel catino! Se invece ispira maestrale, il pesce ormai è da buttare! Sì.
il nome della figlia, il regno d'Alba e le mura e l'intero arco di Roma. Muschila with my capitone? Muschila. Detto la forma, you will eat it tomorrow. Cosa dici? Ve lo mangiate domani. Guardati, guardati dall'indagare cosa accadrà domani. E ogni giorno che il caso ti dona, ponilo a guadagno. E ora andate via, via, via! Ma non lascerete solo con lui! Io qui a difendervi, imperatore! Qui, lui! E io? Qui, solo! Ma non abbiate paura, questi due sono compagnelli! Comunque questo odore marittimo è insopportabile. Voi il problema lo tenete con me? O con il capitone? Con nessuno dei due, state... uè, ferma, se il capitone scoppia, il vecchio soldato se salta dal gradino, seduto per terra se sbrucia la spalla, il tempo che passa racconta la guerra. Il capitone muore, l'uomo nel cervello, ma quando l'uomo è spelle è fatta la frittata. Devi acchiapparlo al volo. Non ho più le gambe. Lo prendi per le orecchie. Le braccia, dov'è? Lo cingi forte al collo. Ha perso la faccia. E mordi la sua coda. 2000 anni fa. Il capitone stanco cerca una via di fuga. Vuole fuggire il gioco. Vuole la libertà. Nell'angolo scuro si brinca la punta affilata, si arrastra nel merbarde, montagne di lino prende il sierto e il cammino, montagne di lava e mare e salmosso e padre sorella la vita della vita il sogno del verdato. E lui raccontava. Qua ho finito. E mo vado a finire di là. Signor capitano, l'avete spiegato. Cosa? Dove? Imperatore? Quanto? Allora di a me? Eh? A me? Sì. Io, Augusto, imperatore, sto parlando con te. Schiavo! No! Allora, ho capito! State indisposto oggi, eh? No. Io non sto indisposto, io sto benissimo qui, nelle mie stanze, nei miei palazzi. Nei tuoi palazzi, i vicini sono contenti? Perché questi palazzi sono miei. Chi mangia troppo sa fuoco. Questi giardini sono miei, i lombrichi sono miei, le farfalle, i fiori, miei! Tutte voi, sei capitone? Anche i capitoni sono miei! L'aria che respirate è mia! Voi tutti siete miei! E quindi sono io che chiedo a voi chi siete, perché siete qui! Qui e qui vi volevo, qui, ecco qui! Perché io e voi qui! Non ci possiamo stare! Uno di noi due è troppo, perché noi siamo due mondi! Noi siamo due mondi e come dicete voi, siamo due unità! E due unità vicine non possono stare, due unità! E allora datemi la libertà e non voglio l'unità! E me ne fui! Perché voi non mi capite a me! Allora,
Io sono venuto qua perché lei mi ha cercato con l'anello che aveva trovato là e poi mi dice che aveva cercato con Bacchettone che aveva là e lei è uscita là, ho capito, lo sai, ho uscito, ho capito. Ma voi che pulita a me? Ma cosa? Dici? Noi due unità. Ma di quale unità parli? D'azione? Di luogo, di tempo? Io tendo a quella unità. E se la finalità dell'arte è dare forma all'essenza segreta delle cose, la tua finalità qual è? La libertà! Ma perché mai vorresti somigliare a un uomo e tu a una donna? Min, Anna, Lala, io me voi, vieni con me. Tanto voi senza di me non mangiate. Avete sentito? Veniamo all'essenza e alla sostanza delle cose. La vita è qua, mangiare, bere, cagare, fottere, questa è. Scusate che vi prendo questa confidenza, ma almeno parliamone. Ma di cosa? Come di cosa? Voi avete tante cose per la testa, ma io tengo solo quella ed è una. Anch'io un solo pensiero. E che c'è, voi siete imperatore, però tenete la libertà, poi voi tenete l'unità. No, no, non ancora. Non è l'azione, non è il luogo, è il tempo, il mio cruccio. Che miserabile che sei, ma non capisci. È la tua maschera che ti dà la libertà. Perché dà corpo all'essenza segreta delle cose. Attraverso essa ti si riconosce e comprende, ti si ama, ti si odia. Perché mai vorresti che ti facessi libero per somigliarmi e perdere insieme alla tua anima la tua unità? Tu sei l'essenza, io copio soltanto il miserabile aspetto delle cose. Vuoi che parliamo di unità? E allora parliamo di tempo. Tu sei immortale, perché riconoscibile malgrado te stesso, io, l'imperatore, ho dovuto cercare espedienti letterari, ho dovuto mendicare per essere soltanto malinconicamente ricordato alla porta dei poeti, che mi regalassero parole per raccontare di me e della mia stirpe. Soltanto così potrò indicare un monumento più tenace del bronzo, più alto della mole regale delle piramidi, tale che non possa diroccarlo né la pioggia audace, né il passare degli anni, né la fuga infinita delle stagioni. Ma certo che a far l'imperatore è un bello sacrificio. Una volta che ho per piramide, una volta che vicino alle statue bronze. E che non facciamo cambio? Pure io! E noi, e noi, e noi! Facciamo cambio! Miserabili! Che miserabili che siete, via!
Via, andate via. Perché? Andate in pace! In pace, quando non sapete che dire, dite sempre andate in pace, andate in pace, andate in pace. E con tutta questa pace sapete che ci succede? Allora, a me già mi fanno male le scelle. Cosa? Le ascelle. Ma cosa c'entrano le ascelle? Che c'entra? Ma perché voi non sapete che per fare la festa della pace si deve fare la danza delle scelle? E no! Soltanto con le armi si conserva la pace! Ma che dire? E Roma ha tre frontiere! Frontiera reale! Che si manda? Romania magna! Sciaturati! Frontiera orientale! Morituri te salutano! Frontiera africagna! L'inesorabile decadenza dei costumi! Siamo in pace! Bene! Antiche sabure, pare, pare, rende ideas legiones! Oh, pace, sarà ancora, ancora questo Cesare, e basta, basta, per roba vecchia, imperatore, roba vecchia. E non fate come c'è, che quello Cesare ci ha sbattuto la capa, visti i confini, a cortare nani, pigliala le mani, pigliala, pigliala, e invece ci è cresciuta una barba così, tanta. E imperatore, non siamo più nel debello gallico, siamo oltre. Voi siete l'era nuova, voi siete l'uomo nuovo al comando. Ehi, Ottaviano, Cesare, Imperatore, Augusto, pure di più. Ribadisco, frontiera renana. Frontiera renana. Frontiera orientale. Frontiera orientale. Frontiera africana. Frontiera africana. E già dove è a mare. Mare, mare, vedde beas legione. Sacrilegium. Los muertos no se acuerdan, los viven. Tre legioni, tre furono massacrate. Tre legioni, tre con i loro generali. Tre. Ermeie te. Tre legioni, tre con i loro subalterni. Tre, che erano più grosse, tre legioni, tre con le truppe ausiliarie. E non l'ubanare. Muerte. Sacrilegium. Muerte. Sacrilegium. Muerte. A te. Ma fu Cesare. Che mise sentinelle in città di Cesare, che diede maggiori poteri ai governatori delle province. Cesare promise a Giove ottimo massimo se le cose della Respubblica fossero cambiate, giochi solenni. E avete giocato, eh? Sacrilegio, Quintilio Varo, restituisci le sue legioni. Alle legioni di chi? Re de mihi meas legione. Fare la pace!
Parla Fenicio? Ma Fenicio di dove? Fenicio di Mozia. Ah, è vero, di Casoria. I loro simulacri resteranno deturpati dal fumo degli incendi. Tu sommessa. No. Tu sommessa, tu. Noi sommessi. Però tu, lei si è messa. Piano, vi fa male. Fate. Agedì, governerai su questo mondo? Ci avete chinacteri, chiari. Non vi è bastato quello che avete fatto sull'auguraculum? No? Non vi è bastata l'erezione del tempio di Giunone Moneta? Tempi! Ma già è vero, ho eretto il tempio, è vero. Ma che tempio? Voi avete eretto la zecca, cioè la moneta zecca. Capitano sta pappiando. Sentite, Giunone ammonitrice. Basta. Capitano sta pappiando. Basta, via, andate via, basta. Stare zitto, schiavo! Eccolo, vedete, Pater Patrie? Vengo tirato a pugnalarmi. Pure a me. E a me no. Eccolo, vedete, Pater Patrie. Voi continuate a pugnalarmi. Hanno la tosse! E forse voi continuate sempre questo schiavo! Voi continuate a pugnalarci! Scusate, si era detto! No! Non si era detto niente! Io ho detto! E così come dico io, nego! Io al mio posto, tu al tuo, schiavo! Eccolo, vedete, Pater Patrie! Pure Scarafuno del Natus. Basta che viene, sei curvo, mamma mia! Ah, ma voi avevate detto che facevamo cambio? No. Come? Voi facevate l'uccinello e io l'imperatore? Non ho detto niente. Io sarà un momento in cui vorrò prendere in considerazione la vostra condicio libertatis e quando vorrò farò! Che condicio vuole con il capitone? Voi siete il padrone, ci mancherebbe! No, perché voi, come si dice, voi dite e sdite a vostro piacimento, voi fate e sfate a vostro sfacimento, E io non vi dico niente, perché voi
E quando dico voi, sta sempre mia schizzaspe. E quando dico voi, io lo dico con la V maiuscola, perché voi siete l'imperatore. Ma pure comunque che sarebbe tutto comunque, no? Che è il momento che noi dotti. Scusate, Augusto imperatore! Mi sono schiombato il femore e slogato le ascelle! Ma devo mettermi al corrente della condicio! Confini! Ma taci! Ma a me chi me lo dice che condicio vuole col capito? Non vedi che altri pensieri turbano? Dov'è la mia serenità? Ma Cesare Augusto! Taci! Ma sei tuo, sto sai, stai zitto, stai a posto tuo! Che l'imperatore c'ha le truppe dei pensieri! Ma che dici? Imperatore, non gli date retta, quello non sa che voi siete un alito, voi siete il divino alito delle zolfare di Sicilia! È bello, e dovete essere con lui magna, come si dice? Magnamino! Ma ci avete un attimo di tempo, no? Se voi mi date la libertà, sentite, è stato conferito, vieni qui, Ottaviano, il senato ti ha appena conferito il titolo di princeps. Primus imperatore, scusate che vi disturbo, primus inter pares, sì. Ottaviano princeps, il senato ti ha conferito il titolo di venerabile mi sembra esagerato. Accorto, non significa vecchio però, Ottaviano Princeps venerabile, i tribuni della plebe ti conferiscono tribunizia potestates. Tribuni della plebe? La plebe puzza! Sì, però... Scusate che vi disturbo, no, vi conviene accettare il posto nel senato, quello stanno per rimettere l'immunità. Ottaviano Princeps venerabile, tribuni potestates, il senato ti conferisce il titolo di Augustus. No, che scusate che vi disturbo, scusate la coscia. Questo è importante perché queste vanno fatte Augustus. Sì. Sapete che significa Augustus? Sapete che significa? No, lo sto dicendo a noi come voi. Augustus significa crescere proprio, come la fama amica, crescere. Ottaviano Princeps, venerabile, tribuni potestatis, Augustus, il senato ti conferisce. Aspetta che stai in un momento delicato. E il senato ti conferisce. Il senato ti conferisce. Augusto! Il senato ti conferisce il titolo di Pontifex Maximum. È finito? Mocio Bagadice, scusate imperatore, usate la coscia, Pontifex Maximum, sì. Avete finito? No, non ancora. Sta a mezza cottura, non è ancora finito, però voi avete fatto, ma voi siete, basta, andiamo a mangiare, Ottaviano! Ottaviano Princeps! Ottaviano Princeps, tribuni potestates! Ottaviano Princeps, tribuni potestates! Padre, questo è pesante, padre. È più di Pontifex Maximum! Padre, mamma bella! Che bel titolo questo, Io se approfitto un attimo dell'occasione, volevo dire, abbiamo 2 minuti di tempo. Sì. La libertà è una via da ricerca, libero, e io sono libero. Ma perché? Perché mai? Vorresti che io ti facessi libero? Chi sei? Chi sei tu? Dove vieni tu? Come da dove? Da dove vieni? Voi eravate amico di Virgilio? Virgilio Marrone? Che c'entra? Che è il libro di Virgilio, il necromantico Chirone. Aro è stato trovato? Grotte. Nella grotta? Del Monte Gauro. Io nato nella grotta, la propria, nella Gaula grotta.
tengo ancora il fulini in cuore. La faccia nera della grotta io. Il mitico. La mitico. L'uomo. È l'uomo. Simbolo di totalità. Guarda come faccio io. Universale. Bello. Io sono l'uomo proprio. Il mitico uomo, simbolo. Il mitico, la frittata cosmica. Ecco la spirituale. Spirituale. Eterna lotta fra luce e tenebre. E te che sta faccia qua? Che è sta? Chi le pulsionel? Tua maschera. Ecco un'angartature malandrina. E chi la cava in otto? A Luca Nestini. Non capisco. Non fa niente che non capisce. Sta trunando insieme. Piano piano ogni mattina pura morte scapezza bacia rosa la pirigina e late una cata in frasina spaglia assai un'idana madre una mano non signore sta tonando senti non capisco signore un po' di guerra anche stamattina ma non capisco signore io voglio rovina i piedi della rosa. Non capisco. Io voglio la regina e le altre, un mugolo in delirio. Non capisco. Voglio la libertà! No. Del monte. Diavolo. Leggi. Fatemi vedere che devo comprare. Date qua, dispaccio per la regione d'Africania. D'acqua, le solite eccitanti porcheriole. Da qua. Parmi tanto. È il valor del grande eroe che pria da Troia per destino ai liti d'Italia e di Lavinio, errando bene. E quanto errò, quanto sofferse in quanti e di terra e di mar perigli in corse, come il Trea l'insuperabil forza del cielo e di Giunon l'ira tenace. E con che dura e sanguinosa guerra fondò la sua città e gli suoi dei ripose il Lazio onde cotanto crebbe il nome dei Latini e il regno d'Alba e le mura e l'impero alto Dio e il sommo poeta voleva bruciarlo e stutarmelo dai cerca Vario Rufo e conducilo qui sì. O boschi o driadi sentite pure il femminello canta. Fatelo cantare. Sta vedendo. Sta vedendo. Piano. Cosa succede? Cesare. Battaglie del grande Cesare Augusto. Ora canteremo il suo nome per molti anni. Ora canteremo della stirpe di Didone. Ve l'avevo detto, un imperatore non può sognare. L'imperatore non deve sognare, non può. Ma se proprio deve sognare! Sognatevi la mia libertà, ya! Prima che mi faccio vecchio! Beh, vecchio? Sì. Vecchio.
Tutte le età hanno un termine, ma quello della vecchiezza, malgrado ciò che si può pensare, è il più incerto, e tale incertezza meglio la sopporta quel vecchio che non si lasci sgomentare dal pensiero della prossima fine. Da ciò deriva che talvolta la vecchiaia può essere più intrepida della gioventù. Ma dove trovi la forza di resistermi con tanto vigore? Disse il tiranno Pisistrato al vecchio Solone, e quegli con la forza della sua saggezza gli rispose: sì, no, quello che ho letto io questo. Nella vecchiaia certa è la morte, di essa soltanto il tempo è incerto, ma non è il tempo che produce l'uomo, è l'uomo che determina il suo tempo. Wow, parole perfettissime, proprio da imperatore. Ma lo sapete che pure al paese mio si dice una cosa così, si dice ogni om cammino lu tiempo suo, ogni om cammino lu tiempo suo, ogni om cammina lu tiempo suo. Ed è per questo che io vi ho chiesto la libertà, perché mi piacesse almeno una volta nella vita di poter scegliere io. Avete detto la maschera ti fa immortale, e poi Madrid la morte è certa. Oh. Allora è l'uomo o la gallina? Che strano, che strano. Chi sei? Il vostro schiavo. No, chi sei? Come ti chiami? Amore, Pollicinello. Pulcinella, che strano, non ho forse recitato al meglio la mia parte nel dramma della vita? Io ho dato tutto per l'impero, ma che cos'è l'impero? Che cos'è? È fatto di territorio, è fatto di confini, no. Una distesa giallo-verde con qualche macchia di rosso e di blu, e l'assenza totale di bianco. L'impero è fatto di granai, di alti granai ricolmi. No, erba secca. L'impero è fatto di palazzi, è fatto di templi, è fatto di teatri. No, pietre, soltanto pietre. È fatto di uomini che ci abitano e ci vivono. L'impero è fatto di uomini e della loro dignità, che neanche l'imperatore può cancellare. Un popolo di cittadini, non di sudditi. Pulcinella, tu hai chiesto a me la tua libertà, ma te la sei presa da solo nel momento in cui hai rivendicato la tua dignità. E che resta dignità? L'uovo o la gallina? Se io sono nato, io sono.
Ma se io non sono nato... Ah! Io non sono... Qui. È per questo che vi ho chiesto la vita. Perché la libertà per togliermela mi bastano due dita. Thank you.